Quando si decide di investire nel mercato delle aste, ci sono delle domande che accomunano la maggior parte degli acquirenti o degli investitori. Quali sono i tempi di liberazione dell'immobile? Quando si emette un assegno del 10% al curatore per partecipare all'asta e l'asta non viene aggiudicata, che cosa succede? E soprattutto, nel momento in cui ci aggiudichiamo l'immobile, qual è il ruolo del curatore? È quello di tutelarci o di lasciare a noi tutta l'eredità di quello che poi sono le conseguenze di un acquisto all'asta? All'interno di questo video affrontiamo queste tre domande cruciali che accomunano la maggior parte delle persone che comprano all'asta e vogliono investire in asta, perché giustamente sono le domande, sono i dubbi che la maggior parte delle persone si pone. Vi ricordo di mettere un like sotto questo video se l'argomento vi interessa, se il video vi piace, e soprattutto lasciate un commento, lasciate le vostre domande in modo tale che io poi possa rispondervi o creare dei video, dei nuovi contenuti. Io sono Alessandro Perilli, opero ormai dal 2010 nel mercato delle aste, nel mercato degli stralci. Sono un autore, sono formatore, imprenditore, quindi aiuto le persone a investire e gli aiuto anche a capire come trasformare il mercato delle aste, degli stralci, in un vero e proprio business, aiutando gli altri e ovviamente creandosi anche la libertà finanziaria. Per chi non lo sapesse, sono anche un autore bestseller Amazon, trovate su Amazon il libro, soprattutto se siete interessati e siete alle prime armi con il mercato delle aste giudiziarie. Quindi veniamo alla prima domanda: quali sono i tempi di liberazione di un immobile? È chiaro che questa è una domanda molto 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 importante, soprattutto per chi si sta approcciando per la prima volta al mercato delle aste o a un acquisto all'asta. La cosa da sapere è che dipende da una serie di fattori. Dipende dal tribunale, dal suo modus operandi, perché in Italia è vero che la legge vuole per tutti, ma ogni tribunale lavora con delle proprie regole. Quindi conoscere le regole di un tribunale è sicuramente già il primo passo. Ma un altro aspetto fondamentale da capire e da mettere in conto è se il debitore, quindi colui che ha il problema del debito o colui che è un affittuario, per esempio all'interno della casa, se ha o possiede un contratto che gli permette di rimanere dentro quell'immobile anche se voi lo avete acquistato fino a una certa data. Quindi questo si chiama contratto opponibile alla procedura. Quindi prima di comprare un immobile dovete sicuramente verificare questo dato. E devo dire che questo è uno dei tanti aspetti che frega la maggior parte delle persone, soprattutto coloro che non sono esperti del mercato. Quindi per intenderci, voi anche se comprate un immobile potete o andarci a vivere subito se l'immobile è libero, oppure ci potrebbero volere addirittura mesi o addirittura anni prima di entrare in possesso di quell'immobile. È chiaro che per ovviare a questo problema bisogna comunque affidarsi a chi è di mestiere all'interno di questo mercato, soprattutto bisogna imparare a leggere la perizia, perché all'interno della perizia troviamo delle informazioni molto importanti come queste. Quindi se non sapete come muovervi, sicuramente abbozzare delle partecipazioni all'asta in maniera individuale, soprattutto le prime volte, può essere molto molto rischioso. Come sapete, quando si partecipa a un'asta, generalmente nella maggior parte dei casi bisogna dare un assegno di cauzione per poter partecipare del 10%. A volte serve qualcosa in più, a volte non serve neanche la cauzione, dipende da asta in asta. Ma generalmente nella maggior parte dei casi serve una cauzione del 10%, il che vuol dire che se volete comprare un immobile da 100.000 euro in asta dovete avere come minimo 10.000 euro pronti da tramite assegno da depositare durante appunto il pre-partecipazione all'asta, quindi come cauzione, cioè sarete accettati a quell'asta solamente se possedete questa somma. Cosa succede o cosa succederà al vostro assegno se l'immobile non ve lo aggiudicate? Succede che in seduta stante il vostro assegno, che è nelle mani del delegato alla vendita, che è l'ufficiale che gestisce tutta la vendita all'asta, vi riconsegnerà l'assegno e voi potrete tornare in banca e annullarlo. Quindi i vostri soldi sono sicuramente al sicuro.
Nel momento in cui invece vi aggiudicate l'asta, il 10% chiaramente viene trattenuto dal delegato alla vendita, in modo tale che entro i termini del saldo dell'asta voi possiate saldare il 90% restante per diventare a tutti gli effetti proprietario di quell'immobile. Cosa succede nel momento in cui l'immobile diventa di nostra proprietà? Accade che chiaramente se l'immobile è da sgomberare, da liberare, quindi in modo tale che voi possiate entrare in possesso di quell'immobile, è chiaro che il delegato alla vendita farà la vostra parte, quindi vi tutelerà sotto questo aspetto e si occuperà lui della liberazione dell'immobile, quindi con le buone o con le cattive se c'è un debitore all'interno che si mette in opposizione alla liberazione. È chiaro che se fate le cose in maniera corretta, quindi se vi affidate a chi di dovere, chi sa come gestire queste situazioni, non arriverete mai nella situazione in cui un debitore vi crei questo problema. Ma questo problema nasce quando dei privati o degli investitori si cimentano nel mercato delle aste per la prima volta e non utilizzano delle strategie che gli permettano di poter ovviare a questo problema. Ciò che noi facciamo è proprio ovviare questo problema, ma prima di partecipare all'asta. Quindi siamo già certi che questo problema nella nostra organizzazione non ci sarà mai per i nostri clienti o per i nostri studenti o investitori. Ma resta il fatto che se siete dei privati o se siete degli investitori, dei liberi professionisti che vogliono comprare all'asta, stanno per comprare all'asta, comunque sappiate che il delegato alla vendita per la liberazione, per l'eventuale liberazione se l'immobile è occupato, comunque se ne occuperà lui. Quindi si occuperà lui di informare quelli che sono i vecchi debitori o i vecchi inquilini se erano in fitto ma non hanno il diritto di restare nell'immobile, si occuperà lui di tutto per liberare l'immobile, per fare in modo che voi possiate entrare in possesso quanto prima. Se volete imparare tutte le strategie che servono e che aiutano le persone a trasformare il mercato delle aste, il mercato degli stralci immobiliari in un business, quindi per guadagnare con le aste giudiziarie, qui sotto trovate una waiting list, quindi una lista di attesa che vi permette di entrare in una sorta di lista dedicata per partecipare al prossimo corso Aste per Business, che è un corso online completamente gratuito che ha una durata di una settimana e generalmente viene aperto ogni 6 mesi. Quindi se non siete nella lista di attesa non potrete mai ricevere questo link di partecipazione che vi permette proprio di entrare in maniera esclusiva rispetto a tutti gli altri, proprio perché non facciamo una pubblicità del corso. Se invece volete fare delle domande a professionisti, a noi, a tutto il nostro staff, eventualmente per situazioni particolari, mentre state facendo un investimento all'asta o in stralcio, per situazioni fiscali, di compravendita, eccetera, eccetera, potrete entrare dentro Aste Club, qui sotto sempre trovate il link. Aste Club è una piattaforma che mette in contatto il nostro staff con voi, quindi con chi è all'interno del club, proprio per farli partecipare ai webinar in diretta per fare delle domande specifiche, personali, su quello che sono gli aggiornamenti del mercato, le leggi, quindi per ottimizzare i tempi e soprattutto per evitare errori. E non per ultimo, per far parte di una community di investitori. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo sui vostri canali social, lasciatemi un like per l'algoritmo di YouTube, lasciate i vostri commenti qui sotto, io vi risponderò personalmente, soprattutto potranno essere utili per creare dei nuovi video, quindi se avete delle domande fatele e ci vediamo all'interno del corso Aste per Business.